Sì, prego, Massimo. Vado io. Intanto in questa partita ci sono dal mio punto di vista tanti meriti di Roma. Roma emotivamente questa sera ha giocato una partita di emotività e di intensità e di agonismo di un buon livello. Si è compattata sull'infortunio di Bonessio e sono venute fuori delle partite di spessore dai loro giocatori chiave, in particolare da Stanic, da Isli e anche da giocatori importanti della panchina come Petrucci, che ha aspettato il suo momento per incidere e gli anni. Quindi molti meriti di Roma. Noi onestamente abbiamo giocato una partita sottotono, primariamente in attacco come percentuale di tiro. Abbiamo bisogno di un apporto, abbiamo costruito anche tanti buoni tiri aperti che non sono entrati. Se guardate le percentuali di tiro sono state deficitarie. E anche quando abbiamo provato a entrare in partita all'inizio del terzo quarto abbiamo sbagliato tantissimi tiri aperti. Tanti tiri con giocatori importanti, mi vengono in mente tutti i tiri aperti presi da Kevin Lenford, sia da 3 punti che sono nel suo bagaglio, sia da 4 metri, e purtroppo oggi non siamo riusciti a trovare benefici da questa soluzione. E quindi la coperta è stata estremamente corta. Non riuscendo a entrare in partita in attacco con tiri anche puliti, abbiamo perso probabilmente un po' di fiducia dietro. Alla fine la vittoria di Roma è stata lenta, è stata meritata. Noi dobbiamo semplicemente voltare pagina, riprendere fiducia, perché dentro questa partita ci sono delle scorie di sfiducia e di nervosismo che vengono da una partita persa in casa con Fiorentina. Invece noi costruiamo le buone prestazioni con la determinazione e con la fiducia, non con il nervosismo. E speriamo che questa lezione, questa partita sia utile per lasciare andare questo nervosismo, lasciare andare inutili preoccupazioni, concentrarci solo su quello che ci serve per fare bene a partire dalla prossima partita in casa con noi. Dopo Casale Monferrato, che fu appunto probabilmente nell'andata la partita apice del nervosismo, ci fu anche diciamo battibecco con tra un suo giocatore e il pubblico. Da quel momento in poi ci fu una reazione della squadra che ha prodotto 3 vittorie consecutive, che sembrava aver dato la svolta, diciamo, inizio di stagione balbettante, o quantomeno, come abbiamo detto stamattina, una pre-season fatta nelle prime giornate della stagione. E, come mai ciclicamente torna questa sfiducia o nervosismo, o No, come sono vogliamo situazioni chiamarlo? completamente diverse. Adesso è un momento di maggior nervosismo e sfiducia rispetto alle prime gare, ma noi dobbiamo per salvarci, quindi semplicemente ci dobbiamo abituare alle difficoltà che incontrano le squadre che lottano per la salvezza. Per cui senza fare troppe analisi, senza fare troppi studi su quello che capita, noi dobbiamo pensare adesso a risultare, a ripartire dal lavoro in palestra, dall'energia e produrre un'altra buona partita. Le squadre che lottano per la salvezza ciclicamente hanno dei momenti difficili che coincidono assolutamente con le sconfitte da casa. E quando perdi in casa e non riesci a vincere fuori, rischi di fare dei piccoli filotti negativi, come è capitato a noi in queste ultime partite. Così come prima invece una vittoria esterna e 2 vittorie in casa avevano creato un trend positivo. Dobbiamo semplicemente accettare, imparare dagli errori e ripartire. E il nostro obiettivo è salvarci. Chi lotta per la salvezza deve saper fronteggiare i momenti negativi. Ha qualcosa da commentare rispetto all'arbitraggio? Io credo che quando perdi di 20, io non credo che una fischiata cambi lo stato del corpo. Quindi proprio in questi momenti non bisogna attaccarsi a più.
abbigliarsi a queste situazioni. Quindi niente da dire, quando perdi 20 si sta titti, si torna a casa, ci si chiude in palestra, si va.